Buonasera e benvenuti, cari amici di Visione TV, a questa nuova puntata di Dietro il Sipario, il format che non vi lascia mai soli ogni sera in diretta dal lunedì al giovedì alle 18:30. Innanzitutto mi scuso con una confessione iniziale: sono maschio anch'io, quindi mi sento in dovere di scusarmi prima dell'inizio della puntata, onde evitare inutili polemiche. Passo quindi, mi taccio immediatamente in quanto uomo e lascio subito la parola ad Enrica Perucchietti. Ciao Enrica. Ciao, ciao Francesco, buonasera a tutti. Vi dovete tutti vergognare, in effetti, voi uomini, quindi due dei nostri ospiti, la terza ovviamente C'è un clima un po' da caccia alle streghe contro no. questi poveri Esattamente. maschi, che sono da un paio di giorni bombardati dalla grande intelligenza progressista, in particolare di Repubblica, che ce l'ha col patriarcato. Allora io chiedo subito, nel presentare e nel salutare i nostri ospiti, un pentimento sincero. Pentiti, Antonello Cresti. Mi pento, Però fai una terribilmente mi faccia più pento. contrita, che così non sei credibile. Non è convinto. Ossi, già così, ecco, va bene. Si penta anche Marletta, anche se sarà più duro da convertire. Non si pente Ma sì, Marletta. qua se devo partire tutto, dai, forza. Eh? Volete questo? Niente. Vabbè, vedremo nel corso della puntata se riusciremo a smuovere dalle posizioni tipiche del patriarcato Marletta. Intanto saluto e ringrazio anche Valentina Ferranti che è con noi, antropologa. Ecco, Non ci lei non ha sentiamo. nulla da farsi perdonare, Valentina. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Figurati, è un piacere per noi. Enrica, vuoi mandare il primo servizio? Sì, in questo primo servizio facciamo proprio il punto sul dibattito che è stato innescato innanzitutto dalla sorella di Giulia, Elena Cecchettin, e poi, come già anticipavi, da Repubblica e da altri quotidiani mainstream, proprio sulla questione patriarcato. Vediamo. La morte di Giulia Cecchettin sta monopolizzando l'attenzione dei media, suscitando forti polemiche nel paese e polarizzando l'opinione pubblica. Come sempre più spesso accade con i casi di cronaca nera in cui viene uccisa una giovane donna, la tragedia finisce per essere strumentalizzata da opinionisti e commentatori a vario titolo. In questo caso, a dare il via al dibattito è stata Elena Cecchettin, la sorella della vittima, che ha scritto una lettera al Corriere della Sera, accusando Filippo Turetta di non essere un mostro, ma un figlio sano del patriarcato, della cultura dello stupro. A suffragare questa teoria, indicando nel patriarcato la causa dell'uccisione di Giulia, sono stati diversi media mainstream. In un articolo su Repubblica, Arianna Farinelli ha ricondotto al patriarcato la morte della giovane e di tante altre donne prima di lei. Una posizione che cela la consueta impalcatura ideologica che non convince però molti altri ricercatori, antropologi, educatori e psichiatri, che vedono semmai nella svirilizzazione odierna del maschio e nella fragilità delle nuove generazioni la radice di questi atti di violenza. Sempre più ragazzi e uomini adulti, infatti, manifestano una immaturità sentimentale e una fragilità che non li rende capaci di gestire in modo sano le loro emozioni, in particolare un eventuale abbandono. L'uomo postmoderno, cresciuto in un mondo ovattato, ipercontrollato e ipercoccolato, che rifugge l'identità e la violenza, non sembra più in grado di sopportare l'idea della perdita e della separazione e spesso confonde l'ossessione con l'amore. Quando l'oggetto del desiderio, in un mondo in cui è diventato tutto merce, gli sfugge, ecco che viene travolto dalla pulsione di morte e di distruzione, arrivando pertanto ad annichilire colei che aveva amato e che avrebbe dovuto invece proteggere. Invece di interrogarsi in maniera obiettiva ed equilibrata sulle storture della nostra società e sulla evidente diseducazione sentimentale che sfocia sempre più spesso in violenza, influencer, attori e cantanti in cerca delle luci della ribalta, come già accaduto in passato, si sono espressi a vario titolo, puntando il dito contro la mascolinità tossica. Per Piero Pelù, per esempio, la colpa è del maschio che è tutto da rifare. Renga ha chiesto scusa a Giulia, forse in quanto lui stesso uomo, e Lodi ha invocato un minuto di silenzio durante un suo concerto a Napoli. Eppure la stessa Elodie aveva cantato un brano insieme a Sfera Ebbasta, in cui la possessività maschile nei confronti delle donne viene elogiata.
Gianluca, vengo subito da te perché in questi giorni tu hai preso abbastanza a cuore questa vicenda e in particolare poi tutta la polemica e il dibattito sulla questione del patriarcato. A che cosa ci troviamo di fronte? Una forma di strumentalizzazione, di sciacallaggio o a un sensato dibattito su teorie effettivamente valide? Guarda, il sensato dibattito normalmente a livello di media non esiste su nessun tipo di argomento, questo lo sappiamo bene, insomma, in questi ultimi anni ci siamo anche abituati. Nei media c'è essenzialmente una strumentalizzazione degli avvenimenti, che possa essere una guerra, una pandemia o un omicidio, ci sono sostanzialmente posizioni da difendere, interessi da difendere. Anche in questo caso mi sembra che non ci si smentisca molto. Quello che si sta facendo adesso è tecnicamente, insomma, un'opera di sciacallaggio. Cioè, a cadavere ancora caldo, si comincia a dare un certo tipo di interpretazione, abbastanza singolare poi che sia stata la sorella stessa, di questa povera ragazza a suscitare, evidentemente, insomma, in qualche modo sovraeccitata dall'esposizione mediatica. A suscitare questo bailam ideologico lanciando slogan, ma al di là di questo, ripeto, cioè, se a me uccidessero un parente, insomma, non starei lì a richiamare alle armi le masse, probabilmente, cioè, forse avrei altro da fare, avrei un coinvolgimento emotivo diverso, ma insomma, oggi, ripeto, la psicologia attuale è una psicologia che, come ben sappiamo, di fronte a una telecamera si trasforma in maniera a volte anche inquietante, anche nei momenti meno opportuni. Ma al di là di questo, il fenomeno della violenza lo sappiamo benissimo che esiste, è sempre esistito. Esiste una violenza maschile? Indubbiamente sì, perché è inutile negarlo. Perché esiste una violenza maschile? Perché fisiologicamente il maschio, ha una struttura fisica che consente un maggiore utilizzo della violenza rispetto alla struttura femminile. Quindi, da che mondo è mondo, dal Pleistocene a oggi, questo evidentemente comporta una serie di reazioni, di deviazioni e di utilizzi distruttivi di questo tipo di energia. Come tutte le energie, naturalmente, anche la forza fisica può essere utilizzata in maniera costruttiva o in maniera assolutamente devastante, ed è questo il presupposto da cui partire. Un presupposto invece ideologico, che è quello che sta montando in queste ore, in realtà non giorni, ma proprio ore, cioè praticamente da ieri pomeriggio, è quello per cui l'uomo deve rinunciare al suo essere uomo, cioè c'è un qualcosa nella natura maschile che è negativo in quanto tale. E qui ritorniamo a questioni che, per esempio, io e te abbiamo studiato, approfondito, anche con scritti da anni, cioè in realtà quello che qui si vuole attaccare non è la mascolinità cosiddetta tossica e violenta, cioè su quello siamo tutti d'accordo. D'accordo, come anche esiste una femminilità tossica, ma questo è un capitolo che magari non stiamo adesso qui a trattare. Il problema è che qui si vuole prendere a scusa una vicenda tragica o più vicende tragiche per veicolare una visione dell'essere umano dove il maschio va resettato, in realtà va resettata pure la donna, vanno resettate le differenze. A partire da una visione che è quello che sappiamo benissimo, che è la visione dissolutiva di ogni identità. Quindi il maschio è sbagliato in quanto tale, la donna è sbagliata in quanto tale, dobbiamo ricreare un nuovo mondo androgino e algido transumano, perché poi di fondo è questo il messaggio che determinati centri di potere vogliono mandare, e che poi magari il ragazzetto del liceo e dell'università che è completamente al di fuori e non capisce assolutamente, diciamo, le sirene ideologiche che si muovono dietro determinati slogan, prende, fa suo in maniera assolutamente acritica, come del resto poi penso che tutti noi ragazzi, quando eravamo ragazzini, abbiamo fatto. Non è quello il problema è l'ideologia che sta dietro. L'ideologia è quella di un resettaggio totale della realtà. Cioè è un attacco contro la realtà, a partire da un episodio tragico che indubbiamente c'è, da un'emergenza che potrebbe anche esserci, ma che forse non ha radici solo nella violenza del maschio in quanto tale, ma anche in un disagio sociale largamente diffuso, che si manifesta come violenza, ma si manifesta anche come disagio psicologico. Cioè, parliamo di una generazione, quella attuale, ma non solo attuale, almeno da una quarantina d'anni a questa parte, dove i problemi a livello psichiatrico sono malattie endemiche. Stiamo assistendo a un disagio psicologico endemico. E qui ci sono dei dati che fanno spavento. Siamo la società
quella occidentale moderna più depressa di tutta forse la storia dell'umanità. L'omicidio singolo, il disagio affettivo sono punte dell'iceberg di un problema che va affrontato, ma che si ha paura di affrontare, perché è molto più facile sbattere in prima pagina il nemico identificato con il maschio, alla Rambo, con il fucile d'assalto in mano, chissà che cosa, piuttosto che vedere come tutta la società che noi siamo andati a creare, non noi, io, te, voi evidentemente, ma che negli ultimi decenni è stata creata, è totalmente marcita alle sue radici. Cioè una società che sta marcendo. E questi sono fenomeni che da questo punto di vista si stanno manifestando all'interno di questo contesto. Vado da Valentina Ferranti per capire insieme a lei cos'è Ho il visto concetto. l'immagine che si è fermata. Mi sentite? Mi sentite, Sì. Valentina? Mi senti? Sì, Io ti sento, però si è bloccata l'immagine adesso. Non. sento Marletta, però vedo Valentina e non so se è un esperimento di transgender, diciamo, in diretta con il volto di Valentina e la voce di Marletta, è ben riuscito. Se non è questo, invece è un problema. Ecco, sentite? Mi adesso ti sentite? sentiamo perfettamente. Volevo sapere da te, cos'è il patriarcato? Ecco, che magari tanta gente cita il concetto di patriarcato senza magari avere gli strumenti precisi per definirlo, e di converso invece, cos'è una società matriarcale e quali esempi storici ci puoi portare per farci capire meglio la differenza fra questi due concetti? Guarda, la cosa in realtà è semplicissima, perché il patriarcato è un modello culturale ed è il modello culturale su cui si basa la nostra società occidentale. Poi ovviamente dobbiamo sempre ricordare che ci sono dei contesti che cambiano da luogo a luogo o da cultura a cultura. Mentre per matriarcato ovviamente si intende un, tra virgolette, governo al femminile, in cui è il femminile attraverso anche la scelta dell'abitazione di tutta la famiglia, attraverso la casa della madre, un'espressione appunto di femminile che domina, in qualche modo gestisce l'ambito clanico, familiare, eccetera, eccetera. Diciamo che ci sono delle variabili all'interno di questi sistemi e non si possono spiegare in maniera così semplice, perché poi variano appunto da contesto a contesto, da cultura a cultura e da, come dire, fluiscono in base proprio agli eventi storici, ai corsi e corsi storici. Più che altro diciamo che in questo nostro momento viene tanto tirato in ballo il patriarcato, perché si sta cercando di minare alla radice, come diceva prima Gianluca, tutto un sistema, eradicando proprio quello che è il nostro modello culturale. E quindi, secondo me, siamo di fronte a un incantesimo collettivo di una riduzione del pensiero, perché poi, se ci pensiamo, questa sorta di lotta contro il patriarcato si avvale semplicemente di slogan, e dove ci sono gli slogan c'è una riduzione della parola e quindi del ragionamento. E vediamo come anche questi slogan lavorano sulla pancia delle persone, sull'emotività, impedendo poi un ragionamento appunto socio-antropologico su tutto quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo è una, come dire, una svirilizzazione del maschile, e una mascolinizzazione del femminile. In qualche modo si sta cercando di distruggere i ruoli, ma noi sappiamo che da un punto di vista prettamente antropologico la realtà si forma per differenziazioni. Queste differenziazioni danno ordine alla realtà, altrimenti si torna a un tempo caotico, che è il tempo postmoderno che stiamo appunto vivendo, dove tutto è fluido, dove tutto è liquido e dove le persone e gli individui sono foglie al vento, assolutamente in preda a annebbiamenti mentali, ma anche vittime di schiavismo da appunto il pensiero unico dominante, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, prima nel suo servizio Enrica ha citato Piero Pelù e tutti questi j'accuse dei cantanti, degli influencer che devono dichiarare assolutamente con gran senso di colpa: mi vergogno di essere uomo. Ebbene, questo tipo di delitti, quello che noi abbiamo visto e stiamo ascoltando in questi giorni, non riguardano l'uomo, perché
prettamente l'uomo è il vir, è l'uomo fatto, cioè è l'uomo nobile, è l'uomo che è anche il soldato, è l'uomo che mantiene un certo tipo di forza, ma non è il ragazzino che non riesce a gestire la propria emotività o la propria, come dire, la propria supremazia di violenza rispetto al femminile. Questa è una cosa importante, quindi quando tutti questi influencer dicono mi vergogno di essere uomo, non stiamo parlando di uomini in questo caso, stiamo parlando di ragazzi violenti che in qualche modo non riescono a gestire anche perché la loro emotività, anche perché che cosa hanno? Hanno un vuoto cosmico intorno, hanno perso l'orizzonte di senso, cioè questa nostra postmodernità ha fatto in modo che questi ragazzi non riescano più ad avere punti di riferimento. È come se nuotassero in un oceano dove non trovano un'isola, una riva, e questa perdita di senso comporta anche questo. Antonello, vengo da te. Giustamente Valentina adesso aveva anche introdotto la questione dei cantanti, attori, influencer. Sono stati soprattutto proprio dei cantanti a prendere queste posizioni in maniera abbastanza speculare rispetto a quanto fatto durante la pandemia. E Piero Pelù, come al solito, per l'ennesima volta si è stagliato come modello aggrappato a un'impalcatura ideologica molto chiara. Da musicologo e da critico musicale vorrei avere una tua opinione su questo e sul perché continuano ad esserci questi artisti, soprattutto in ambito musicale, che in qualche modo si assoggettano e si fanno cassa di risonanza della narrazione dominante, anche quella più becera, anche quando in qualche modo entra in scena una forma di sciacallaggio. Iniziamo col dire che questa narrazione è effettivamente tanto becera quanto inquietante per il semplice fatto che se noi facciamo valere il paradosso secondo cui tutti gli uomini, tutti i maschi sono colpevoli in virtù della loro natura di mascolinità, ecco, si arriva che un fatto tragico come quello che è accaduto non è frutto di una deviazione, frutto di una eccezionalità, ma in qualche maniera diventa qualcosa di prevedibile, diventa addirittura la norma. Quindi queste figure che in maniera totalmente acritica, come al solito, belando nel gruppo senza porsi nessuna domanda, stanno avallando, portando alle estreme conseguenze questo cianciare generale che si è scatenato di fronte a questo dramma, di fronte a questa tragedia. È questo. E la dinamica è esattamente la stessa, cioè io non so se c'è uno spin più o meno manifesto, però è evidente che questi personaggi, queste figure annusano l'aria che hanno intorno. E annusando l'aria che hanno intorno, fanno a gara a essere i primi a spararla più grossa anche da un punto di vista formale per mostrarsi come i più allineati alla narrazione del momento, che naturalmente varia di giorno in giorno a seconda dell'emergenza, a seconda della problematica, a seconda del tema. Però il loro atteggiamento di essere neanche aderenti a una narrazione, però una avanguardia della narrazione. Io trovo sommamente ridicolo quel post di Francesco Renga, per esempio, Giulia Scusa, è ridicolo. E il problema in questa forma di isteria di massa che coinvolge sostanzialmente tutte le varie tifoserie, perché di questo si tratta nella società italiana. Quando accade un fatto di questo genere, è che la tragedia diventa farsa, cioè le vere vittime di questa isteria di massa sono coloro che stanno giustamente, ovviamente, soffrendo per ciò che è accaduto. Ed è particolarmente rilevante, per esempio, in questo teatrino dell'assurdo, direi proprio il discorso che anche nel servizio si riportava di Elodie, che propone un minuto di silenzio per questa giovane vittima, ed è la stessa Elodie che recentemente in un duetto con Sfera Ebbasta si prestava a cantare frasi che sono esattamente patrimonio di quell'immaginario
mascolino tossico che si vorrebbe decostruire. Quindi questa mania del possesso, questa incapacità assoluta di elaborare un rifiuto o anche una sconfitta, che poi sono frutto, tra le varie cose, alcune sono state ricordate nei due interventi precedenti, ma io li legherei anche a un altro aspetto che già negli anni Ottanta un grande sociologo come Christopher Lasch aveva individuato, che è quello della cosiddetta cultura del narcisismo. Tutti questi avamposti, questi fatti che dimostrano questa totale incapacità, innanzitutto di elaborare la propria ombra e dall'altra parte di non accettare nessuna forma di, appunto, di sconfitta o di rifiuto, sono frutto di una malposta e malintesa cultura del narcisismo. E nella cultura del narcisismo, quali migliori interpreti dei personaggi del mondo dello spettacolo? Ecco che il cerchio si chiude perfettamente. Sì, io prima di passare al secondo giro di interventi, vi farei ascoltare il secondo servizio perché introduce degli elementi che possono essere interessanti per arricchire il nostro dibattito. Vai col secondo servizio. Negli ultimi giorni, la sorella maggiore della povera Giulia Cecchettin, uccisa in maniera barbara dall'ex fidanzato, ha acquisito una certa notorietà puntando il dito contro la cultura del patriarcato che sarebbe alla base di tragedie come quella che hanno colpito la sua famiglia. Questa chiave di lettura è stata immediatamente abbracciata in maniera entusiastica dall'intero circuito mainstream schizofrenico, fino al punto da sponsorizzare contemporaneamente le virtù di un nuovo modello di uomo completamente svirilizzato, salvo decantare le doti guerresche dei rudi miliziani di Azov che si esaltano quando in furia la battaglia. Cortocircuiti cognitivi tipici di un occidente impazzito e senza bussola. Parallelamente in rete stanno facendo molto discutere le inclinazioni metallare di Elena Cecchettin, che sui suoi profili social mostra di subire un'evidente fascinazione per il mondo dell'occulto, sfoggiando croci rovesciate e bafometti con una certa frequenza. Tanto è bastato per eccitare la fantasia di molti che su queste basi hanno avanzato ed avanzano le ipotesi più disparate circa le vere dinamiche che hanno determinato la morte di questa giovane ragazza. Allora Gianluca, si discute tanto di questa personalità che accennavi anche tu, no, all'inizio della trasmissione, che è venuta fuori in maniera molto irruenta, no, in questa fase della sorella maggiore di Giulia, che è diventata, come dire, anche un opinion leader, no? È stata pubblicata con grande evidenza su giornali importanti come il Corriere della Sera e fa, diciamo, un uso, uno sfoggio di simbolto, di simboli, comunque si richiamano ad un mondo particolare. Ecco, c'è chi dice, tanti in rete si sono scatenati, ecco, anche un consigliere regionale della Lega ha detto, ecco qui la cultura satanista che viene presentata in maniera così, come dire, evidente. Altri invece dicono, beh, insomma, è solo una ragazza metallara che magari ha delle passioni, dei gusti che non dovrebbero creare, insomma, troppo scompiglio. Ecco, cosa ti sembra a te di questa figura? Ma in realtà, intanto, non credo che bisogna attribuire chissà quali significati a atteggiamenti o immaginari di questo tipo. Siamo di fronte a una ragazza molto giovane, che evidentemente sposa un'estetica di un certo tipo, un'estetica di un certo tipo, si unisce spesso e volentieri a un certo tipo di prospettive anche di tipo ideologico, ma da qui naturalmente poi a tirar fuori l'ipotesi del complotto satanico, cose di questo genere, francamente ce ne vuole. Ecco, anche lì si rischia poi uno sciacallaggio dall'altra parte, d'accordo? Allora c'è un complotto contro non si sa bene che cosa, orchestrato da non si sa bene chi, perché una ragazzina evidentemente problematica, come del resto sono problematici molti adolescenti, come forse lo siamo stati anche noi, espone dei simboli che in linea di massima probabilmente non capisce neanche che cosa significano, no? Fanno parte di una mascherata tipicamente giovanile che poteva anche avere, diciamo, coloriture completamente diverse. Quindi, a mio parere, insomma, puntare eccessivamente l'indice su questi aspetti finisce poi appunto per creare
quell'atmosfera di morboso che non viene alimentata solo da una parte, cioè quella del mainstream, tra virgolette, progressista, ma anche, perdonatemi l'espressione, anche da tutto un sottobosco di gruppuscoli vagamente bigotti e che si rifanno a un cristianesimo che francamente ha i suoi modelli essenziali oltreoceano, diciamo nella galassia evangelica, che vede satanismo e Satana da tutte le parti, quasi mai lo vede effettivamente dove c'è e quasi sempre dove non c'è. Ecco, non starei, ecco, francamente a soffermarmi troppo su questo. Forse da un punto di vista sociologico invece è più interessante vedere come il mainstream, comunque la cultura dominante, ecco, com'è che la cultura dominante poi è quella fatta dai mass media, dalla musica, dallo spettacolo, che ha sempre esaltato il permissivismo a tutti i livelli, il fai ciò che vuoi, sia la tua legge, via dicendo, poi improvvisamente di fronte alle conseguenze anche logiche del fai ciò che vuoi. Cioè, e questo qui, il fai ciò che vuoi, è una massima di un noto circuito, diciamo, esoterico, che faceva riferimento a un personaggio preciso, ecco. Sì, ma al di là, diciamo, del riferimento diretto, insomma, mi sembra che sia un po' anche lo slogan, diciamo, degli ultimi decenni. Era il circuito di Aleister Crowley, se non ricordo male. Sì. No? Esatto, è di Aleister Crowley, ma ripeto, al di là del riferimento dotto al personaggio di 70 anni fa, diciamo che è un po' in qualche modo lo slogan della società postmoderna questo, e diventa grottesco al momento in cui poi questo fai ciò che vuoi no, si deve fermare di fronte a un qualche cosa. Cioè il fai ciò che vuoi purtroppo comporta anche il fatto che a un certo punto io possa prendere la vita di qualcuno, perché no? Cioè il fai ciò che vuoi significa non avere limiti all'espansione del mio ego, è brutto dirlo, ma è esattamente così. E quindi, ecco, in qualche misura stiamo chiaramente portando all'estremo limite un discorso. Però il permissivismo con questo tipo invece di moralismo, di sorta di puritanesimo all'incontrario, in cui si condanna la mascolinità e via dicendo, ci azzecca veramente molto molto poco. Valentina, tornando da te, vorrei continuare proprio il discorso che è stato introdotto da Gianluca, perché in qualche modo siamo ormai abituati alla polarizzazione, anche esagerazione di qualunque tipo di dibattito e di tematica, ma in questo caso è abbastanza impressionante come nel giro veramente di un paio di giorni l'opinione pubblica si sia spaccata tra gli ultraprogressisti che attaccano, puntano il dito contro il patriarcato, come accennava prima Gianluca, gli ultraconservatori con queste tendenze evidentemente bigotte e anche un po' paranoiche, che hanno voluto addirittura vedere il complotto satanico e quindi puntare il dito contro il satanismo. È possibile che non si riesca più a dibattere, a parlare di una tematica in maniera vagamente obiettiva, ma si debba sempre spaccare l'opinione pubblica in fazioni che poi si scannano tra di loro, perché poi si creano queste bolle di filtraggio sui social, dove all'interno di ogni bolla si attaccano poi gli avversari e ci si rinsalda sempre su basi ideologiche. Audio. Valentina, l'audio. È sicuramente uno spettacolo indegno quello a cui assistiamo, no? Come diceva prima Gianluca prima parlava di morbosità, ma questo fa sempre parte della società che stiamo vivendo, che è una società totalmente esposta, dove ogni opinione non è più filtrata, ogni ragionamento non agisce, non viene in realtà elaborato. Io dico sempre di come siamo affetti da infantilismo cognitivo, per cui non c'è un ragionamento mediato da un'attenzione, ma anche da un ragionamento che non sia di pancia. Questo è proprio l'allargamento della società, dello spettacolo, del dire tutto e subito, dell'emotività radicale. E quindi ecco che troviamo ancora le fazioni, gli schieramenti, e non c'è mai quella famosa via di mezzo che in qualche modo dovrebbe proporci una mediazione, e anche il fatto che si inneggi anche
per certe parti al complotto satanico, ma perché? Perché non si ragiona sul nulla cosmico in cui vivono questi ragazzi, cioè ragionare su quello che questi ragazzi vivono è molto più difficile e periglioso che etichettare la questione con lotta al patriarcato, l'uomo deve cambiare o il complotto satanista, a trovare una giustificazione, perché trovarsi di fronte alle macerie di questo mondo postmoderno riguarda un ragionamento troppo difficile che nell'era dell'infantilismo cognitivo non riusciamo a fare. Antonello Cresti, ecco Antonello, sai, ci sono due chiavi di lettura rispetto allo sfoggio di alcuni simboli, no? che insomma sono stati sdoganati recentemente, perché comunque già quando ero più ragazzo io, no, era difficile vedere, magari sai, io sono nato pure nella Calabria profonda, forse insomma al nord già era diverso, però era molto raro vedere pubblicamente esposti simboli come croci rovesciate o il Bafometto, insomma sono simboli che sono entrati nell'immaginario comune forse in tempi più recenti. Poi questo non significa che c'è un rapporto di causa-effetto tra l'aumento della violenza e insomma, lo sdoganamento di alcune teorie, di alcuni simboli, di alcune teorie che prima obiettivamente viaggiavano semmai all'interno di circuiti più sotterranei. Ecco, qual è la tua analisi rispetto a questo dato che ti propongo? Allora, certamente io desidero non allinearmi al sensazionalismo che è stato fatto riguardo a questa sorella della vittima. Penso per esempio a quello che è stato detto sulla felpa che indossava, che prevedeva effettivamente una stilizzazione del Baphomet, e quella felpa è merchandising di una delle più note riviste legate al mondo degli skaters, quindi agli appassionati di skateboard per esempio. Basta una brevissima ricerca su Google e si vede che Thrasher è appunto questa rivista legata al mondo degli skateboard. Quindi io credo che in gran parte si tratti di una adesione estetica molto superficiale che si situa in quella fascinazione verso l'oscuro che possiamo naturalmente concettualizzare nella maniera più ampia possibile, che percorre spesso le fasce adolescenziali. Riguardo a quello che dicevi te, probabilmente è accaduto, come per tanti altri fenomeni, che siamo passati da una diffusione, diciamo, più sotterranea a una diffusione più di massa, e con essa evidentemente aumentano i problemi, perché aumenta anche il margine di totale inconsapevolezza con cui certi simboli, certe metodologie, certi riferimenti vengono masticati nella maniera insomma più veloce e subitanea possibile. Però non dobbiamo dimenticare che in realtà queste simbologie percorrono un po' la storia di tutte le culture sotterranee, anche altissime, della cultura occidentale. Io per esempio sono dell'idea che la prima incarnazione di ciò che oggi viene definito come satanismo sia un'incarnazione prevalentemente artistica e letteraria, quindi mi ricollego alle teorizzazioni di un grande critico di storia dell'arte che era l'italiano Mario Prats, che se ne è occupato relativamente al romanticismo, e ricordo come di simbologie simili a quelle sfoggiate in maniera, ripeto, penso decontestualizzate inconsapevole da questa ragazza, circolino in realtà nei cenacoli culturali d'Europa quantomeno dal XVII secolo. La massima di Aleister Crowley, di cui si parlava prima, deriva in realtà da un romanzo di Rabelais del 1534, che è Gargantua. Ricordiamo poi il caso del Paradiso Perduto di Milton. Insomma, esiste un satanismo letterario ed è inevitabile che questo satanismo letterario
informasse, per così dire, anche tutte le subculture, prevalentemente musicali, oltre che iconografiche, che sono apparse al dopoguerra oggi. Questo perché? Certamente, dicevo prima, principalmente per un fascino verso l'oscuro, c'è anche una tensione adolescenziale. Pensiamo al fenomeno di qualche anno fa dei cosiddetti emo, che era una roba come, che sta al satanismo come i baci perugina all'amore, diciamo, per fare un parallelismo, però sempre in quella direzione, appunto, un po' opprimente, un po' oscura. Ecco, e questo lo fanno per questo, e poi certamente perché c'è un'altra componente che si sarebbe definita di epatela bourgeoisie, cioè vengono utilizzati certi simboli, viene fatto lo stesso per esempio con le simbologie del Terzo Reich, per sconvolgere i cosiddetti ben pensanti. Ora, se io devo semmai segnalare una forma di dissonanza che si sta creando proprio negli ultimissimi anni, anche rispetto alla mia generazione, che è stata l'ultima generazione che ha vissuto il travaso, diciamo, tra analogico e digitale, è che effettivamente alla fine degli anni 90, quando io facevo il liceo, per esempio, certe simbologie potevano effettivamente in qualche maniera rappresentare una sfida all'establishment, una sfida alla vulgata, eccetera. Il paradosso è ora che quelle simbologie, quelle idee vengono veicolate invece proprio dai poteri più o meno occulti che stanno dominando il mondo. Le settucole sataniste statunitensi, che ovviamente sono una parodia in vereconda di quei fenomeni letterari di cui parlavo, sono in prima linea proprio per la difesa dei cosiddetti diritti LGBT, sono state in prima linea di fronte al discorso delle vaccinazioni di massa. Quindi ciò che io vorrei segnalare a questi ragazzi è che magari utilizzano determinate simbologie pensando di essere contro, e invece in un momento storico come questo sono totalmente fagocitati dal sistema e dalla sua narrazione. La verità non è mai fissa, gli schemi si cambiano nello spazio e nel tempo, quindi bisogna essere ricettivi a questi moduli e in qualche maniera riposizionarsi, almeno se si ha voglia di farlo. Ecco, mentre parlavi, Antonella, adesso lascio subito la parola a Enrico, però mi voglio sbloccare un ricordo, perché a proposito di satanismo e pandemia era venuta fuori questa notizia su un altro strumento mediatico che è odora di zolfo, vale a dire Open di Mentana, ecco, facciamolo vedere. Boston aveva ospitato il più grande raduno satanista della storia, però potevano partecipare solo i vaccinati e con mascherina, quindi i satanisti previdenti che si erano riuniti a Boston. Avete lo spirito dell'iniziativa del Satanic... chi è che parla? Io me la ricordo bene questa storia, infatti, perfettamente. Insomma, però, sai, perché... è simbolica, è perfetta. Perché il diavolo ci tiene che non prendiate, insomma, il raffreddore. Enrico. Gianluca, torno da te. Si parlava di questa infantilizzazione della società, oltre della svirilizzazione del maschio postmoderno, e patriarcato o no, ci sono già coloro che hanno proposto, strumentalizzando di nuovo questo caso di cronaca, una forma di educazione sentimentale, oltre che di genere, nelle scuole. Tu che sei anche insegnante, secondo te sarà effettivamente utile o sarà un'ora così, adesso non so quanto spazio potrà prendere, o sarà inutile o sarà ancora peggio una specie di cavallo di Troia per le solite teorie di gender, agenda 20 e 30 e compagnia cantante? Ma ti sei già data la risposta, penso. Ormai questo tipo di iniziative, sappiamo benissimo quale tipo di alto tasso ideologico hanno sempre, insomma. Quindi in realtà sarebbe anche molto importante avere la possibilità di parlare di educazione affettiva all'interno di una scuola. Non educazione sessuale, evidentemente, perché educazione sessuale non significa nulla. Cioè, un ragazzino, una ragazzina di 12 anni già ti sanno spiegare tutto a te, insomma. Cioè, quindi non vedo che cosa gli si debba spiegare tecnicamente.
Il problema è che parlando di affettività si entra in un ambito che è strettamente personale, dove naturalmente entrano in gioco anche una sfera intima, spirituale, una formazione profonda che la scuola non può appaltare così facilmente. Ecco, cioè, a meno di non far diventare la scuola qualcosa di una sorta di teocrazia all'incontrario, dove domina una sorta di idea dell'uomo, di visione dell'uomo, e quella deve essere. Chi e cosa e come verranno stabiliti eventualmente i programmi di un'educazione affettiva? Punto interrogativo, chi è che la dovrebbe gestire? Poi il problema più grosso è questo, perché quando e ogni volta che si parla nelle scuole di questioni di questo genere, come anche la lotta al bullismo, faccio l'esempio più ricorrente, ogni qualvolta che si parla di questioni di questo tipo, ecco che ti arriva il rappresentante del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, piuttosto che qualcosa di simile, entra nelle scuole e comincia a dare la sua spiegazione, la sua chiave di lettura. E pertanto diventa una forma di ideologia e di ideologizzazione. Sul discorso del patriarcato, che dicevamo poc'anzi, qui noi non stiamo esaltando un modello patriarcale di 80 anni fa, che evidentemente aveva non dei limiti, aveva degli enormi limiti. Il problema è che questo modello non esiste proprio più oggi. Cioè non esiste un'esigenza di combattere eventualmente le deviazioni del patriarcato, perché oggi il patriarcato non esiste proprio. Anzi, non esiste proprio la figura paterna. Cioè, noi che siamo degli insegnanti ci rendiamo perfettamente conto che nella scuola i nostri ragazzi non hanno una figura paterna. Io mi ricordo 15 anni fa quando cominciai a insegnare in un tema una ragazzina che descriveva la sua famiglia: mamma chi è quella che fa questo, questo e quest'altro, papà che cos'è, quello che sta sul divano e guarda la televisione, letteralmente. Oggi probabilmente papà non starebbe neanche a guardare la televisione, sarebbe forse anche fisicamente assente o chissà dove. Cioè, quindi il problema qui non è il patriarcato. Evidentemente i ragazzini di oggi vivono tutto meno che una situazione di patriarcato, vivono anzi una situazione dove la figura maschile e il modello virile è totalmente assente, dove c'è una sovrabbondanza onnipotente e onnipresente di un modello effettivamente invece matriarcale, ma matriarcale nel senso veramente più orizzontale del termine, ecco, più anche banale del termine, e vivono questo tipo di esperienza, per cui vivono anche tutta una serie di elementi che sono tipici di un'educazione strettamente matriarcale: la paura continua, l'ossessione, la fobia, l'ansia nevrotico-ossessiva, che sono tipiche di una preoccupazione continua e di un carico ansiogeno profondo, tipico della mancanza di un aspetto virile, no? Cioè, quando manca l'aspetto virile della realtà e prevale semplicemente un aspetto affettivo di tipo femminile, ecco che appunto nascono anche tutta questa serie di problematiche, l'incapacità di gestire appunto le difficoltà della vita, i traumi, i passaggi della vita, che in una società dove invece l'aspetto virile c'era anche, erano proprio appannaggio soprattutto dell'uomo. Oggi manca proprio l'aspetto che invece era assicurato da un certo tipo di virilità, il che non significa che non esista anche una degenerazione tossica della virilità, ma oggi non c'è neanche più quella, a meno che appunto non andiamo a prenderci i cantantini trap, allora sì, lì abbiamo la mascolinità tossica con tanto di esaltazione dello stupro, del comprare la donna come un oggetto. Ecco, come mai nessuno, per esempio, comincia a porsi il problema di quel tipo di cultura di massa, che pure va molto di moda? Perché nessuno punta l'indice verso quel tipo di cultura e tutti stanno parlando di un patriarcato dell'età micenea che non esiste più, insomma, e che il problema è Achille, Aiace o Ettore? Cioè, non, è veramente ridicolo quello a cui stiamo assistendo. Tutto Ecco, qui. voglio tornare da Valentina Ferrante per capire un po' da lei, da donna prima che da antropologa, se è davvero questo nuovo modello, no, che vede gli uomini completamente nel mirino, spesso, come dire, criminalizzati in maniera un po' semplicistica, costretti anche ad abiurare metodi, teorie, filosofie, no, che sono forse
molto antiche, sono innate, anche connaturate alla natura di ognuno, se questo meccanismo di riflesso ha creato dei danni anche al genere femminile, cioè che anziché emanciparle, magari le ha disarticolate o in genere non le ha liberate, ma probabilmente magari costrette a relazionarsi con l'altro sesso in termini ancora più complicati. Sì, assolutamente sì. C'è proprio un problema di comunicazione adesso tra il genere maschile e il genere femminile, proprio perché c'è questo sbilanciamento che non è affatto naturale. Quindi le donne si trovano a dover comunicare con uomini che non le proteggono, ma nel senso, ma nella parola protezione c'è cioè qualcosa che dà valore al femminile, non le indebolisce, anzi, lo rafforza. Quindi noi viviamo in una società in cui le donne si arrabattano faticosamente nel cercare anche un aiuto dal maschile che non trova perché comunque questi maschi sono appunto svirilizzati e non hanno più una forza ma anche una coscienza della loro appartenenza di genere ed ecco che il mondo vacilla quindi se mancano appunto queste differenziazioni il mondo vacilla ma sono anche le donne però che hanno perso la rotta dal mio punto di vista perché ok, che Sfero Ebbasta fa un video maschilista, tra virgolette, dove canta certe cose, ma è anche vero che poi c'è un femminile che accetta di denudarsi e di ballare all'interno di questo video e attirare l'uomo, il maschio, solamente attraverso le proprie sinuosità corporee. Quindi c'è un mea culpa che dovrebbe fare anche il femminile, perché poi siamo sempre nella società dell'immagine e non siamo più corpi con una coscienza, ma diventiamo superfici. E se un corpo, una persona, diviene una superficie da sfogliare, no? Come se fosse un catalogo, un prodotto, ecco che non ci può essere più una struttura, una società, un dialogo. Quindi il mea culpa lo deve fare anche il femminile, assolutamente. Questo sbilanciamento riguarda tutte e due, sia il maschile che il femminile. Più si svirilizza il maschile, più il femminile perde la rotta e si mascolinizza. Poi ricordiamoci sempre che è sempre l'antica questione: c'è un prodotto, c'è una richiesta, c'è una richiesta, c'è un prodotto. Quindi se le donne rifiutano certi ruoli che sono appunto adesso abbiamo fatto l'esempio all'interno dei contenuti video dei cantanti trap, ecco che certe cose probabilmente si modificano, comunque avere coscienza semplicemente di come si usa e si agisce sul proprio corpo e sapere che si è anche una superficie, che stiamo tutti diventando una superficie, senza coscienza, senza profondità, in un mondo che tende all'orizzontalizzazione del pensiero. Antonello, a proposito dei trap, tu avevi dedicato in passato proprio un libro a questo genere musicale, La musica e i suoi nemici, e proprio in questi giorni, penso per esempio all'attrice Capotondi, alcuni hanno puntato il dito non sul patriarcato, ma proprio su questo genere musicale, sulla trap. E questo genere musicale che effettivamente sta influenzando malamente le nuove generazioni, o questo genere musicale va così di moda? Perché c'è effettivamente un disagio sociale o è una specie di spirale di serpente che si morde la coda, l'uno alimenta l'altro? Dunque, tu sai che io ho iniziato a occuparmi del fenomeno all'incirca 5 anni fa. E perché l'ho fatto? L'ho fatto perché immaginavo che il fenomeno trap, assolutamente irrilevante da un punto di vista creativo e musicale, però avrebbe avuto una sua forte rilevanza in ambito sociologico e quindi dei comportamenti soprattutto associati al mondo giovanile. E rilevavo tra le varie cose che evidentemente tutti i testi, più o meno indifferentemente di questa marea di figure che stanno affiorando in quell'ambito, utilizzano l'argomento della donna assolutamente non più che come merci, no? Ci sono addirittura nel gergo di questi brani la parola donna diviene sinonimo di Troia, quindi cioè, siamo a questo livello, a questo orizzonte. Ora, perché io lo facevo?
Non lo facevo perché io voglio mettere al bando o proibire questa produzione, lo farei più per ragioni estetiche, diciamo, che contenutistiche. E non voglio farlo perché? Non voglio farlo perché mettendole al bando, censurandole, si crea un meccanismo di magnetismo di minoranza, quindi loro acquisirebbero un'aura di veri trasgressivi, di veri maledetti, che certo non gioverebbe al discorso che stiamo facendo. Però dov'è allora la pericolosità reale che io individuavo? In due aspetti principali. Il primo, non tanto nelle farneticazioni che in sé vengono inserite in questi brani, quanto che tutte queste farneticazioni sono funzionali a un orizzonte che è l'orizzonte del nichilismo assoluto. Ed è in questo l'essere la trap, una avanguardia del pensiero unico dominante, cioè questa totale decomposizione delle relazioni sociali, delle aspirazioni, in questo orizzonte in cui non esiste più nulla se non questo mito del successo immaterializzato. Infatti YouTube, le visualizzazioni, le storie di Instagram, eccetera, niente di più fisico, ed è evidente che anche il sesso e l'amore cadono in questa categoria e divengono nient'altro che mero sfogo, mera pulsione fisica, nella migliore delle ipotesi. Primo punto. Secondo punto, perché io rinvenivo già allora, e non si può rinvenire oggi stesso, una doppia morale imbarazzante. Ma come? Voi siete quelli che vogliono riscrivere il vocabolario della lingua italiana, che vogliono usare la schwa, che parlano appunto di patriarcato e di mascolinità tossica a ogni piè sospinto, e nel momento in cui effettivamente questi contenuti vengono veicolati, peraltro proprio alle nostre giovani e giovanissime generazioni, non dite una parola, anzi vi riempite la bocca di quanto è nuovo, innovativo e straordinario l'ultimo singolo di Sfera Ebbasta o di qualche altro di questi pagliacci. Io credo che questa ipocrisia non sia casuale, e questa ipocrisia va sottolineata con durezza e con nettezza. Allora, siamo in conclusione quasi di questa nostra puntata, ultimo giro di 3 minuti l'uno al massimo. Comincio da Gianluca Marlette. Gianluca, noto anche un altro cortocircuito nella situazione contemporanea. Cioè, da un lato c'è una ipersessualizzazione di tutte le figure, di tutte le età, anche l'accesso alla pornografia arriva in età tenerissima. No, io ricordo già, insomma, i tempi miei, quando, insomma, non è che è passato un secolo, però insomma, ci aspettavamo già i film di Pierino, quelle cosine caserecce, no, notturne, sembravano già il massimo della trasgressione. Adesso invece, diciamo, le possibilità di farsi un'idea diretta in maniera molto precoce per questi ragazzi sono tante. E dopodiché si nota però una esasperazione nel bollare il maschio come possibile predatore violento. Ci hanno paura sti ragazzi a fare un complimento, magari non tutti sono dei poeti, ma non sono neanche dei mostri, provano a corteggiare per come sanno, no? Con la cultura che hanno. Cioè, è difficile che un ragazzo cresciuto in una periferia di una grande città italiana europea conosca il Dolce Stil Novo, siano tutti dei lettori del Foscolo. Magari ognuno cercherà di corteggiare con gli strumenti che ha, ma questo non lo fa un mostro né un violentatore seriale. Ecco, come stanno insieme secondo te questi due elementi? Cioè, da un lato l'aggressività delle donne, che non hanno più, diciamo, tante remore nel mostrare desideri e nel prendersi quello che vogliono, dall'altro questa capacità di arrivare direttamente ad immagini molto spinte fin da ragazzi, condito il tutto da questa aggressione continua a questi ragazzini che vengono trasfigurati in potenziali stupratori quando provano a farsi avanti. Ma vabbè, hai toccato un po' il tasto, insomma. È una società in cortocircuito, sostanzialmente la nostra. Il cortocircuito perché appunto si va da un estremo all'altro continuamente in una maniera sostanzialmente schizofrenica.
Per cui, appunto, come hai detto tu, da una parte c'è un'ipersessualizzazione, quasi il dovere di sessualizzare la propria esistenza. Se una ragazzina a 12 anni non c'ha già il book su Instagram, si sente una frustrata. Nello stesso tempo, se tu vai da una donna e gli dici ma quanto sei carina, insomma, potresti essere accusato di essere quasi uno stupratore. Forse in Italia ancora non è così evidente questo atteggiamento, però in certi paesi del nord Europa è così. Cioè, l'uomo deve stare da una parte, punto. Cioè, fare un complimento è quasi una minaccia. Ripeto, non c'è una logica in tutto questo. Cioè, noi dobbiamo smettere di cercare una logica nel mondo contemporaneo, perché è un mondo in avanzato stato di decomposizione, usiamo proprio il termine giusto. E quando un mondo si decompone, gli elementi si perdono, si disperdono nell'ambiente, dando origine a esiti apparentemente del tutto opposti. Cioè, non c'è effettivamente una logica, come abbiamo detto anche poco fa, tra una morale, tra virgolette, se così la vogliamo chiamare, totalmente permissivista, e una condanna poi decisa, giusta quanto si vuole, ma a quel punto anche abbastanza grottesca dell'atto violento di per sé. Così come non c'è effettivamente una logica tra una cultura di massa, una musica di un certo tipo che l'atto violento lo esalta, e poi la condanna della cosiddetta mascolinità tossica. Siamo in una situazione di totale schizofrenia, quindi cercare una logica in tutto questo non c'è assolutamente alcuna logica, non c'è filo logico, c'è solo una grande, grande, grande confusione. Valentina, vengo da te velocemente perché siamo in chiusura. Da antropologa pensi che sia uno dei tanti cicli, no, che si sono osservati nella storia, che anche questo in qualche modo raggiungerà, quando magari raggiungerà più che il suo apice, proprio lo stato più profondo, poi si chiuderà e si passerà a un'altra pagina, oppure dovremo, insomma, vivere in un mondo postumano dove tutte le identità sono state liquefatte e poi sono state superate? Guarda, probabilmente dovremmo arrivare al mondo postumano e già lo stiamo subendo in qualche modo, e quindi arrivati poi a quel punto probabilmente ci sarà una ricostruzione. Certo è che dovremmo costruire sulle macerie di questo vecchio mondo, perché non ci sarà nulla da salvare, o comunque molto molto poco. E quindi siamo appunto a una fase terminale di putrefazione appunto di questo mondo postmoderno. E il fatto che, come diceva prima Gianluca, i padri non ci siano più, cioè non ci sono più i padri, è fondamentale. Ricorderei sempre di fare un riferimento anche alle culture, tra virgolette, tradizionali, in cui il padre era il centro, l'asse portante, e c'erano per i ragazzi anche i famosi rituali di iniziazione e di passaggio, in cui si sanciva un cambiamento di stato che era funzionale proprio al vir, cioè a entrare nella società con l'acquisizione di coraggio, di forza, di nobiltà d'animo. E quindi, insomma, aspettiamo di vedere quello che succede. Però, ripeto, questa questione riguarda anche i rituali che non ci sono più nella nostra società, che è secolarizzata, laicizzata, che è spogliata, è stata spogliata di tutti i suoi cardini di riferimento. Bene, siamo in conclusione, allora io chiudo con Antonello Cresti. Antonello, tu corteggi, fai complimenti, insomma, stai attento. Beh, prima mi metto i giubbotti antiproiettile, nel caso. No, perché già hai lo sguardo languido, quindi secondo me parti male. Certo, è per forza. E cosa dici quando vuoi attirare l'attenzione? No, sentiamo se è consono. Ma io, senti, ho sempre pensato che queste cose stanno nella dimensione del gioco. Forse è l'unico modo per cercare di scamparle in questa maniera. Perché, sai, c'è una pesantezza generale da una parte e dall'altra che secondo me effettivamente pone a rischio. Cioè c'è troppa costruzione alle spalle di dinamiche, invece sono dinamiche appunto vitali. E quindi di scherzo, di gioco, di divertimento, insomma, spogliamo un po' da tutta questa pesantezza anche il discorso delle relazioni a ogni livello, anche amicale, non necessariamente sessuale e amoroso. Ecco, allora io ringrazio tutti i miei ospiti, invito tutti i 3.000 in ascolto, in chat, soprattutto se uomini, che
questo momento a pentirsi anche sulla base delle cose che abbiamo detto. Insomma, non è troppo colpa vostra, però insomma, la vostra condizione ontologica è quella, dovete prenderne atto, non negate, siete uomini e basta, non c'è niente da fare, la colpa ricade su di voi. Noi abbiamo provato a organizzare questa trasmissione anche per farvi sentire, diciamo, meno in sofferenza, non sappiamo se ci siamo riusciti, in ogni caso, più di così non potevamo fare. Grazie a Enrica Perucchietti. Grazie a te Francesco, buona serata a tutti. Gianluca Marletta. Gianluca? Gianluca, dove sei finito? Che stai chattando? Che stai facendo? Marletta? So, Marletta è forse offeso come uomo, infatti uomo e fa così, fosse stato donna non avremmo avuto i problemi. Vediamo con Valentina. Ciao Valentina! Ciao, Avete grazie, visto? buonasera Lei con donna funziona. a tutti. Grazie Francesco, grazie a tutti. Ci sei? Ah, sei tornato. Ti avevamo perso, pensavo che eri sciopero in quanto uomo. Niente, Ma parli non... con me? No, qua è sciopero la connessione Ah, la perché. connessione, vabbè, insomma, la connessione. Io pensavo che eri tu che ti eri proprio offeso come uomo. Va bene, saluto anche e ringrazio Antonello Cresti. Ciao, ciao a tutti, vado a indossare il cilicio. Ciao, fai attenzione tu che ti vedo così, un po', insomma, fuori dai tempi. Va bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra puntata, un paio di comunicazioni di servizio. Tutte importanti, sappiate che Visione TV vive una fase di leggera, forse neanche tanto leggera, crisi economica. Abbiamo bisogno di voi, del vostro sostegno, perché noi abbiamo puntato sempre e soltanto sull'aiuto del nostro pubblico, non abbiamo pubblicità né finanziatori esterni, però questa è una fase un po', saranno tante le ragioni, però è una fase di difficoltà. Se volete aiutarci, fatelo con bonifico i numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione. Abbiamo investito molto anche per la nostra casa editrice, che ha pubblicato recentemente due lavori, Demoni in Terra Santa e C'era una volta la democrazia, che è il nostro mensile di geopolitica. Li trovate entrambi sul nostro sito www.visionetv.it, alla sezione shop oppure visione editore.it. Chi ha passione politica, chi vuole impegnarsi direttamente, può farlo fondando Democrazia Sovrana e Popolare insieme a noi il 27 e il 28 di gennaio a Roma, Hotel Ergife. Saranno 2 giorni di alta politica. Chi vuole essere socio fondatore si iscriva adesso andando sul nostro sito www.democraziasovranapopolare.it. Ho detto tutto, una buona serata, insomma, fate quello che è possibile. Grazie ancora, a presto.